Fratelli d'Italia ha confermato quanto di buono a livello nazionale e regionale, anche negli enti locali, stia facendo. Ottimo lavoro di Giorgia Meloni, di tutto il gruppo dirigente, del presidente Marsilio. Ovviamente stiamo valutando i primi dati che sono relativi al Senato e quindi penso che nella giornata di domani o di martedì si potrà fare poi una valutazione più attenta e più precisa. Il primo segnale è un segnale molto positivo, ovviamente, perché Fratelli d'Italia ha confermato un trend che era che rinveniva in maniera chiara nei sondaggi, però abbiamo traslato il sondaggio nel dato reale, quindi per il momento molto molto bene. Aspettiamo il dato definitivo Senato in Abruzzo, in Italia, per poi passare alla Camera e capire meglio quali sono state le intenzioni degli italiani, fermo restando che ancora si conferma una percentuale ancora molto elevata di persone che non si recano alle urne e quindi una situazione ancora da valutare. Fratelli d'Italia che però ha fatto in qualche modo da traino agli altri partiti del centrodestra che non sono andati benissimo, almeno stando ai primi risultati. Ecco, io in questa fase mi fermo a valutare i dati che abbiamo su Fratelli d'Italia. Traino che un po' era nell'aria, perché ripeto, c'è un lavoro preparatorio messo in atto in questi anni di buon governo che evidentemente è stato percepito grazie principalmente al presidente Meloni, ma anche a tutti coloro che a vario titolo hanno un ruolo all'interno degli enti locali. Un piccolo merito è da scrivere anche a loro, anche a noi stessi. E ovviamente successivamente arriverà la fase quella più complicata per consolidare il dato e per prenderci il carico di responsabilità che serve per far uscire l'Italia da un periodo molto complicato e complesso.